Salve a tutti amici ascoltatori e benvenuti in questa nuova puntata di Nati con il Joystick. Oggi volevo dirvi, prima di iniziare la puntata, un po' di cosucce. Innanzitutto mi volevo scusare se nei primi 2 giorni di questa settimana, ovvero lunedì e martedì, non ho caricato nulla. Il signor Alessandro mi aveva lasciato ben 2 parti di Kirby's Adventure Wii già pronte, soltanto che non ho avuto proprio il tempo di caricarle, perché questa settimana è stata davvero pesante. Infatti mi sto chiedendo ancora come ho fatto ieri e l'altro ieri a metterli, insomma, i video, a postarli. Comunque, da oggi in poi, visto che ci sarà la pausa elettorale, potrò dedicarmi un pochino di più a YouTube, visto perché che per quanto riguarda la storia e la scuola sto a posto, con voti, compiti, quindi per un breve periodo almeno saremo ok, sia io che il signor Alessandro. Quindi la frequenza dei video non sarà più frammentata, ovvero con certi buchi di qualche giorno in cui non caricheremo video, e questa situazione spero rimanga invariata per tutto il mese di marzo. Soltanto che nella settimana centrale di marzo, dal 9 al, mi sembra, il 16 o qualcosa del genere, io e il signor Alessandro andremo in settimana bianca insieme. Non si sa ancora, ovviamente, e quindi dovremmo vedere che fare, se prepararci un po' di video prima, oppure se vanno bene quelli, cioè lasceremo un video importante come unico in quella settimana, in modo da farlo visionare a tutti. Dobbiamo ancora decidere. Comunque, non nessun problema, perché sarà soltanto una breve pausa, si tratta di 5 giorni di settimana bianca, quindi neanche intera, e quindi voi non vi dovete affatto preoccupare. Comunque, lasciamo tutte questi altri dettagli fuori dall'episodio di oggi, che sarà davvero davvero molto interessante per voi e soprattutto molto stancante per me. Quindi pronti e decisi a fare questo episodio. Allora, come leggerete dal titolo, questo episodio riguarderà le mie opinioni personali. Attenzione, personali, tenete bene a mente questa parola. Quindi non sono le opinioni, possono essere opinioni ovviamente condivisibili da voi, ma possono essere anche opinioni totalmente, diametralmente, anzi opposte. Quindi nei commenti ovviamente scrivete la vostra e io nel prossimo episodio vi risponderò. Ma non voglio né insulti né nient'altro, perché sono solo personali opinioni. Io vi elencherò quelli che sono per me, naturalmente, gli aspetti positivi di questa grande console e quelli negativi. Ovviamente, per me, almeno dal mio punto di vista, ce ne sono più positivi, anche se ci sono alcuni elementi da migliorare. Però per qualcun altro potrebbe rivelarsi questa console un flop. Comunque, prima di iniziare questo episodio, vi volevo dare alcune notizie che hanno riguardato le scorse settimane per quanto riguarda il Wii U. Innanzitutto, finito il mese di gennaio, sono finalmente arrivati i resoconti delle vendite del Wii U in America. Al contrario di quanto invece accaduto in Europa e in Giappone, in cui le vendite stanno andando piuttosto bene, bisogna dire, in America del Nord sono state vendute molto poche copie, insomma, di questa console. E questo non è molto piaciuto ovviamente ai vertici della Nintendo, che da un paio di anni sono in rosso come molte altre aziende, sia giapponesi sia americane. Quindi non sono gli unici. Soltanto che io, leggendo questa notizia, ho detto: ma questa console si rivelerà un flop e allora che l'abbiamo comprata a fare non faranno più giochi. Però state tranquilli, vi volevo rassicurare, poiché ho letto su un sito abbastanza affidabile, Uitalia, che non è l'unica console che sta facendo in questo momento un flop di vendite, perché anche l'Xbox 360 e la PlayStation 3, a parte che adesso sono abbastanza basse con le vendite perché naturalmente è da tempo, però nella data del loro debutto, più o meno 2 mesi dopo, proprio come il Wii U, hanno fatto più o meno gli stessi le stesse vendite, quindi
possiamo dire che un po' si equivalgono le cose, quindi non c'è da preoccuparsi. Poi, contando che quando sono uscite le altre console, la crisi non c'era, mentre adesso siamo tutti con il fiato sul collo e da un giorno all'altro i nostri paesi potrebbero cadere, potrebbero entrare in una crisi ancora peggiore dal punto di vista economico e quindi già che le vendite siano così abbastanza, siano un pochino scarse. Non è una cosa di cui preoccuparsi, era normale e l'hanno previsto tutti quanti i vertici della Nintendo, produttori, eccetera. Poi, senza contare poi anche il prezzo, e naturalmente alla data, alle uscite, insomma, della PlayStation 3 e dell'Xbox 360, dobbiamo dire che era molto molto superiore. E questo forse avrà fatto in modo che le vendite delle altre due console siano calate molto e che, cioè che fossero all'inizio molto basse e quindi ognuna delle tre console attualmente principali sul mercato, quindi è una sua motivazione per cui ha fatto poche vendite nei primi mesi, la crisi per il Wii U e invece il prezzo elevato per quanto riguarda le altre due console. Comunque, era soltanto per chiarirvi le idee. Ieri c'è stato pure l'annuncio di una PlayStation 4, di cui però io non mi occuperò né il signor Alessandro, la lasceremo a chi di dovere, agli altri YouTuber, perché noi ci occuperemo principalmente della Nintendo. Però, se in caso proprio ci dovesse essere un gioco fantastico, come una delle saghe che noi tanto amiamo della Nintendo, se ne facessero una così anche sulla PlayStation 4, chissà se non faremo qualche video anche su quella console. Vedremo comunque. Vi volevo inoltre dire che insomma, un analista durante questa settimana si è espresso su un sito web. Esprimendo, diciamo, molte molte critiche per quanto riguarda il Wii U. Esso si chiama Michael Patcher, che sembra essere molto conosciuto poiché non risparmia critiche a nessuno, quindi il suo blog è un blog molto di critica su ogni cosa, ogni minuzia da critica. A me non piacciono tanto queste persone, però è abbastanza importante, abbastanza conosciuto, quindi vi volevo riportare anche la sua idea sul Wii U. Dice che credo che Nintendo abbia fatto cilecca con Wii U. Non è così differente dalle altre due console. Il suo gameplay non è unico come lo era quello del Wii. Hanno fatto un errore, uno a quelli a cui probabilmente non sarà possibile più porre rimedio. Credo che Nintendo abbia fatto un errore molto costoso e il suo mercato delle console portatili non potrà salvarla dalla cannibalizzazione degli smartphone e dei tablets. Insomma, come sempre, il nostro carissimo Patcher ha deciso di dare per spacciata Nintendo. L'aveva già fatto anche in altre date, ma questa casa produttrice si è sempre risollevata, quindi è comunque anche il suo un punto di vista ben preciso e ho voluto riportarlo. Quindi abbiamo dei dati, abbiamo il punto di vista di uno contrario. Cosa manca? Il punto di vista di quello a favore, che in questo caso sarei io. Perché bisogna dirlo, non sono del tutto super partes, sono più partes per quanto riguarda della Ninten per quanto riguarda la Nintendo, perché ovviamente la preferisco e forse sbaglio, però io molte volte quasi non ci faccio caso alle altre due console, non mi interesso proprio perché io proprio a me non piacciono proprio il tipo di giochi, comunque. Diciamo, iniziamo subito con l'analizzare questa nuova console. La prima volta che ci ho giocato, e che vi volevo far vedere, però non ho potuto visto che non avevo l'HD PVR, che adesso invece l'ho acquistato e quindi è pronto ad essere utilizzato. Quella volta, ahimè, non ce l'avevo e quindi che ho dovuto fare? Ho dovuto rinunciare a farvelo vedere.
Il Wii U comunque, appena una volta che è stato acceso per la prima volta, ci metterà molto molto tempo per quanto riguarda l'inizio con la scelta dei dati, perché poi si aggiornerà anche immediatamente. Gli aggiornamenti infatti sono proprio una parte molto importante per quanto riguarda questa console. Infatti, come è accaduto anche per il 3DS, adesso le cose funzionano anche molto via internet per questa console. Ogni tanto esce un nuovo aggiornamento, che però non sono cose praticamente inutili, piccole minuzie, dettagli. No, stavolta invece, attraverso questi aggiornamenti, la Nintendo riesce a fare anche delle cose ottime, devo dire. Quindi, davvero bene, perché così possono magari, se c'è un piccolo bug, come ce n'erano per il Wii o per quanto riguarda le altre console sempre della casa Nintendo, come GameCube, Nintendo 64, stavolta essendoci proprio internet per gli aggiornamenti, mi sembra buono per risolverli anche una volta messa sul mercato. Ed è internet quindi un altro punto a favore della nostra console. Infatti stavolta non che non ci fosse sul Wii, però era poco utilizzato, praticamente gli aggiornamenti c'erano ogni tanto e non erano affatto niente di che, proprio cambiavano, proprio come vi ho detto, minuzie, quindi proprio si poteva anche del tutto saltare quella fase di aggiornamento, però alcuni giochi la richiedevano e quindi comunque andava fatta. Mentre adesso con il Wii U, oltre ovviamente al browser, c'è Opera come al solito, come c'era anche su Wii. Stavolta invece abbiamo appunto gli aggiornamenti e poi abbiamo una specifica funzione molto importante, il Miiverse, che sarebbe una specie di social network in cui tutti i fan della Nintendo possono ritrovarsi ed esprimere commenti su giochi, case produttrici, e ognuno può lasciare detta la sua, sia sotto forma di messaggio con le parole, sia sotto forma di pittogramma, si potrebbe dire, un bel disegnino per far capire cosa si pensa del gioco a cui si vuol dare un giudizio, insomma. E questo mi sembra già un'ottima cosa, perché in questo modo ho anche visto in alcuni siti su internet riportano anche molti commenti e in questo modo possono anche gli sviluppatori della Nintendo controllare e vedere magari le cose su cui si lamentano maggiormente i fan. E quindi mi sembra giusto anche fare in questo modo. Non è stata proprio una vera e propria rivoluzione, perché comunque una console è praticamente gira intorno ai giochi che si producono su di essa, però comunque è stata una buona aggiunta che a me personalmente è piaciuta. Poi le applicazioni già presenti invece e quelle scaricabili, gratis naturalmente, sono davvero poche, e quelle già presenti ovviamente oltre al centro di creazione Mi c'è una riproduzione del vecchio menu Wii, che quindi noi potremo accedervi ed avere la vecchia piazza Mi, il vecchio canale foto, il vecchio canale, i vecchi insomma canali che si potevano scaricare attraverso il Wii Shop. E invece sul Nintendo Wii U, le shop del Wii U, insomma, ce ne saranno davvero pochi gratis. E quindi mi sembra un po' inutile anche parlare di questa parte, quindi passiamo subito invece ai giochi a pagamento. È stato rivelato che, come è accaduto per Wii, ce ne saranno molti e anche molti remake dei vecchi giochi, tra cui GameCube, Nintendo 64, quindi mi sembra proprio perfetto, perché magari chi non ha avuto la possibilità di prendere queste console. Io il GameCube ce l'ho, però l'ho comprato postumo alla data di ultima produzione di una di queste console. Mentre per quanto riguarda il Nintendo 64, una volta mi ricordo, avevo deciso di prenderlo per Natale, poi però ho controllato i prezzi e ho fatto urla di terrore proprio. Tutti i capelli sono andati all'insù proprio, perché erano dei prezzi davvero stratosferici. Su eBay erano un po' più contenuti, mentre sono andato al negozio, fa 600 euro. 600 euro, caspita. Quindi per ora non l'ho preso, però
In questo modo posso anche recuperare i giochi che non ho avuto la possibilità di comprare. Inoltre è stato rivelato che saranno giocabili anche videogiochi per lo SNES e per il NES, ovvero proprio le prime console in assoluto. Quindi questo è davvero un lato positivo. Mi fa poi molto piacere che per quanto riguarda il Wii U ritorneranno molte delle vecchie saghe abbandonate sulla Nintendo Wii, tra cui ovviamente sì, ricordiamo Pikmin e Star Fox, che quasi sicuramente troveremo su questa nuova console. Questo per quanto riguarda sempre il reparto giochi. E sarei felice di vedere molte delle altre insomma. Degli altri videogiochi, insomma, delle altre saghe, ecco, non mi veniva la parola esatta e mi stavo perdendo un po' troppo. Comunque, queste altre saghe io vorrei assolutamente vedere magari un videogioco di Pokémon, magari che sia possibile, possibile farlo con le lotte come in Battle Revolution, che erano davvero fantastiche quelle wifi. Ci divertiamo un mondo con il signor Alessandro, una volta abbiamo provato pure a registrarne un video, quindi davvero sono fantastiche, però vorrei anche vederci dentro, messo dentro un po' di gameplay, che è il gameplay insomma dei vecchi Pokémon X di Tempesta Oscura e Pokémon Colosseum, perché avevano una trama davvero bella, te lo godevi al 100% ed erano molto molto divertenti. Forse anche più di alcuni videogiochi tipo i nuovi bianco e nero, che non sono poi così interessanti. Mentre invece quelli lì erano davvero bellissimi, al mio parere ovviamente. Mi ricordo, li ho ricevuti in estate e ci ho giocato praticamente un mese intero. Comunque, bando ai ricordi, passiamo alle altre saghe che vorrei rivedere. La saga di Paper Mario, che si è persa naturalmente, come vi ho detto, in Paper Mario Sticker Star. È il momento che sul Wii U ritrovi la sua autenticità e la sua spettacolarità che aveva totalmente perso nel capitolo per 3DS. Quindi vorrei la trama naturalmente interessante, e anche un gameplay che non sia con gli sticker, per favore. Magari un ritorno dei compagni che devi fare missioni speciali per poterli prendere, che magari li conosci e piano piano li aiuti a superare le loro paure e a tirar fuori il meglio che hanno di loro. È davvero bello, infatti. Un gioco tipo Paper Mario il Portale Millenario, che davvero è fantastico. Quello mi piacerebbe vedere su Wii U. Poi ovviamente vorrei vedere un nuovo capitolo di Luigi's Mansion. So che sta per arrivare per 3DS, ma già mi aspetto brutte sorprese. Sarò un po' prevenuto, però non è che mi piaccia poi così tanto già a vedere dalle prime immagini. Quindi riprendersi un nuovo capitolo per il 3DS, per mettere un nuovo capitolo per Wii U di Luigi's Mansion in programma, mi sembra una cosa ottima. Quindi fatelo, produttori, mi raccomando. Poi vorrei assolutamente vedere un capitolo di Zelda che è stato annunciato, soltanto non si conoscono ancora nessun dettaglio, quindi io aspetto, attendo e vedremo se sarà carino. Tipo, ad esempio, io vorrei sullo stile di Wind Waker, perché quel gioco pure come XD e Colosseum è fantastico, è sicuramente quello che preferisco della saga di Zelda, quello più colorato, quello più vivace, con la storia più accattivante, con i personaggi più carismatici, quindi sicuramente se ci fosse da scegliere tra i vari videogiochi, i vari giochi di questa saga, io sceglierei Zelda Wind Waker, vorrei un sequel infatti di esso. E questo per quanto riguarda i videogiochi che vorrei vedere sul Wii U. Naturalmente mi aspetto anche delle sorprese, chissà, magari una nuova saga, qualcosa di interessante. Oppure sorprese nel senso tipo un nuovo capitolo di Kid Icarus, anche se ha rivelato che non ce ne sarebbero stati per i prossimi 25 anni. Però chissà, magari ce ne sarà qualcuno, insomma. E quindi lo dovremo vedere e controlleremo insieme.
Ovviamente ne farò un episodio se verrà rivelato qualcosa del genere, perché sarebbe davvero importante. Comunque, lasciamo stare questa parte e ritorniamo per quanto riguarda le caratteristiche della console. Allora, non vi ho parlato del gamepad in particolare. Il gamepad, molti di voi hanno detto, ma è scomodo, ma che è pesante come una palla di piombo che si mette nei cannoni. Siete tranquilli perché se lo mettete nel cannone, ragazzi, quello non parte in aria. O è meglio, parte in aria, ma si disintegrerebbe subito perché è talmente leggero che proprio molti di voi dicevano, ma che mi devo portare la palla di cannone insieme a me, insomma, per tutta la casa. State tranquilli, ragazzi, è molto molto leggero, ve lo assicuro, più leggero del 3DS, quindi potete capire voi com'è. Poi mi fa piacere perché magari, proprio come avevano annunciato nella pubblicità, magari tua madre si sta vedendo Beautiful, tu puoi immediatamente accendere il Wii U e metterti a giocare mentre lei si guarda Ridge, mentre chissà quale altra moglie avrà e quale altro fidanzamento. Quindi mi sembra pure giusto. E per quanto riguarda il gamepad, quindi la mia opinione è che sia stata una scelta vincente. Non mi è piaciuto però che in alcuni punti sia reso del tutto obbligatorio. Io avrei preferito anche la scelta tra il gamepad e un altro telecomando per quanto riguarda il Wii U. Invece è proprio obbligatorio, ad esempio per quanto riguarda il centro di creazione Mi, oppure in alcuni giochi come Nintendo Land, è proprio obbligatorio e va usato per forza. Questo non mi è piaciuto più di tanto, però vabbè, in fondo è questo il telecomando della console e non il vecchio telecomando Wii, e quindi è stato anzi un favore fare in modo che il vecchio telecomando fosse compatibile con questa console. Quindi ringraziamo tutti quanti i nostri sviluppatori. Sempre per quanto riguarda invece la grafica, ovviamente è in alta definizione. Cosa vuoi di più dalla vita? Direbbe una pubblicità. Infatti, alta definizione ormai è fantastica. Infatti, adesso ho iniziato a registrarci i gameplay, sono perfetti proprio. Anche se lo guardo in tutto lo schermo del computer, non ci sono pixel. Non sono pixel. No, mamma mia, mi perdo in chiacchiere. Non sono pixellosi. Non in chiacchiere, volevo dire, mi perdo in queste parole strane. Insomma, e quindi, visto che non è in questo modo, allora si può chiaramente e facilmente vedere anche se non anche con a tutto schermo senza che sia sgranato. Ecco, la parola giusta italiana è sgranato, non pixelloso. Ormai pure voi che mi parlate sempre così. Allora, anche io mi sto abituando a usare altri termini. Comunque, quello giusto è sgranato, quindi non sarà sgranato se voi registrerete una qualunque parte di un qualunque gameplay. E questo mi fa piacere. Poi, inoltre, naturalmente, vi volevo parlare, sempre per quanto riguarda questa console, del centro di creazione Mi. Infatti, questa applicazione è una delle applicazioni base, ma sicuramente la più importante. Infatti i Mi saranno i soliti personaggi che sono rimasti dal precedente gioco, tu li potrai creare, sono state aggiunte nuove, insomma, nuovi vestiti, non vestiti, nuovi occhi, nuovi capelli, nuovi nasi, insomma, i vari oggetti, non proprio oggetti, le varie fattezze fisiche che uno ha sono state implementate e questo mi fa molto piacere. Poiché nel vecchio centro di creazione Mi, sì, era abbastanza divertente provare a fare dei personaggi celebri della Nintendo, ma non si poteva esprimere al meglio la propria arte. Che paroloni proprio, esprimere al meglio la propria arte. Non è proprio un'arte, però, più o meno. È molto faticoso farlo. Quindi dobbiamo dire al signor Alessandro che si impegna molto. Dobbiamo fargli un applauso almeno. Comunque, questo mi sembra, comunque vi stavo parlando, oltre che sono stati implementati,
Tu in questo centro di creazione mi userai come telecomando Wii, come telecomando, sì, del Wii U, appunto il gamepad per mettere i vari punti, e invece non userai più il telecomando Wii, e quindi forse per qualcuno può risultare un po' noioso. Ad esempio anche a me, perché all'inizio non riuscivo a capire come si faceva bene a mettere le fattezze in modo da farle vedere anche sullo schermo, perché sullo schermo mi dava solo l'immagine del nostro personaggio, mentre io volevo anche far vedere come si costruiva il Mii, insomma. E quindi alla fine ci sono riuscito, ma comunque a me, io dico, diciamo sì, che è un po', forse un po' più comodo naturalmente, però non mi dispiaceva neanche quell'altro metodo, perché comunque ti faceva vedere tutto sullo schermo del Wii U, e quindi quando registravi era proprio perfetto fare dei tutorial. Comunque, questo per quanto riguarda le mie opinioni della console Wii U, che vi avevo promesso, mi sa da Natale, che non ancora vi avevo detto. Ma adesso ne ho approfittato, visto le innumerevoli vicende che sono state su questa console, come argomento portante hanno avuto questa console, tra cui l'opinione di questo analista, i dati sul Wii U di gennaio, tra un po' scoppierà la terza guerra mondiale, viste tutte queste novità che stanno rivelando. Visto che c'è stato pure un Nintendo Direct, però era su titoli di terze parti. E quindi mi sembra un po' inutile farlo, anche perché io i titoli di terze parti non mi piacciono più di tanto. Però vi volevo comunque dire, per quanto riguarda questo Nintendo Direct, che saranno disponibili due episodi di Zelda, Oracle of Ages no, volevo dire Oracle of Seasons. E quindi due vecchi giochi da provare per chi non l'aveva mai fatto. Erano due giochi per Game Boy Color che secondo me sono davvero da provare e sono davvero fantastici. Allora, credo di aver registrato abbastanza, 26 minuti di commento, proprio ho fatto record oggi, ma era chiaro, con argomento Wii U non si poteva far di meno. Quindi vi lascio alla seconda parte, che spero di fare in un tempo limitato, e a tra poco. Allora ragazzi, prima di passare definitivamente alla seconda parte, vi volevo dire una cosa, perché vedendo l'orario mi ero spaventato un po' e quindi mi sono dimenticato di dirvela. Però è una cosa importante perché è un lato negativo che ho trovato in questa console. E credo anche molti di voi mi avevano detto che è stato insomma notato. Comunque, il lato negativo è il fatto, è la lentezza di quando tu torni al menu, magari chiudendo un gioco, oppure quando apri il gioco stesso. Questa cosa, comunque, è un lato negativo adesso, però è stato rivelato proprio nel corso di un Nintendo Direct che ci sarà un aggiornamento in primavera che dimezzerà il numero, insomma, di secondi, perché di minuti poi esageriamo, nel quale si ritorna al menu, e un altro che proprio lo ridurrà praticamente a zero. Quindi proprio perfetto, e quindi sparirà questo punto negativo che io ci ho trovato. Sono sicuro, ragazzi, che ci saranno magari altri punti negativi che adesso non mi vengono in mente, che però sicuramente ci sono, ve lo dico già anticipatamente. Mi scuso, ma nella prossima puntata, se qualcuno di voi me lo dirà nei commenti, io lo riporterò e vi dirò anche la mia per quanto riguarda questo commento, insomma, come al solito. Comunque, adesso passiamo alla parte, secondo voi. Nella scorsa puntata, stavolta dico, per fortuna mi avete messo pochi commenti, quindi potrò rispondere con più calma, perché non so se ce la fate a reggermi per 30 minuti di fila. Harry4596 ci scrive: potrei dire che è uno degli spin-off che amo di meno, non mi piace proprio. Avrebbero potuto fare un sequel di Colosseum XD o di Pokémon Ranger o di qualcos'altro. Non che sia brutto il gioco, ma non mi piace. Allora, io dico che a me non dispiace questo gioco. Anche se proprio, io dico, è quello che piace di meno tra tutti gli spin-off dei Pokémon.
Fare un sequel di Colosseum XD, ve l'ho detto pure in questa puntata, sarebbe proprio un sogno, coronare il mio sogno. Quindi, anche io sono d'accordo molto con te, che mi dici che a te non piace questo spin-off. Infatti, dico io, fare tre capitoli in 3 anni mi sembra un po' eccessivo. Io mi sarei fermato anche al primo Pokémon Rumble. E poi basta, perché è comunque un bel gioco, ma deve rimanere singolo. Poi fare tutti questi sequel mi sembra un po' troppo. Ma questo ve l'avevo già detto nella scorsa puntata. The PokéDark 97 invece ci scrive: "Che geniacci, non vedo proprio l'ora. Bel video, pollice in su." A quanto pare lui ha un'opinione del tutto contrastante con quella di Harry4596. Come ho detto io, a me non dispiace che facciano questo capitolo, però io avrei dato la precedenza a un nuovo spin-off, al quarto capitolo di Pokémon Ranger, oppure a un terzo capitolo della saga di Pokémon Colosseum. E questo mi sembra un po' inutile, però se l'hanno voluto fare vuol dire che ci sarà qualche novità interessante che può spingere noi fan a comprarlo, perché ci siamo scocciati dopo 2 capitoli, quindi un pochino di novità sicuramente ci saranno, perché se no chi se lo compra sinceramente? Perché c'è già quello per Wii che mi sembra molto simile, almeno dalle prime immagini e informazioni. Poi c'è Hydro Zapdos 45. Non è l'ennesimo capitolo, è solo il terzo. Non è l'ennesimo capitolo, ma è bisogna capire il concetto di ennesimo capitolo. Ad una saga come The Legend of Zelda, in cui viene rinnovata tutte le volte, c'è cioè una storia fantastica, io non dirò neanche al 595esimo capitolo che è l'ennesimo, ma dirò comunque è un altro stupendo capitolo. Infatti è sempre interessante, ti invoglia subito a giocare e ti diverti un sacco. Mentre invece questo capitolo, che ti fa? Cioè, è un buon passatempo, certo, però rispetto ad altri, questo mi sembra un po' il solito, la stessa pappa, la stessa cosa. Non ci sono molte novità da un capitolo all'altro. E l'introduzione della trama che a me aveva fatto tanto piacere in Super Pokémon Rumble, in realtà è una trama davvero proprio, diciamo, non orrenda, però brutta comunque. Non è all'altezza dei giochi di Pokémon, che di solito hanno queste trame così proprio intricate. Però, che dobbiamo fare? Se i nostri produttori hanno detto così, buon per loro. Si vede che vogliono lavorare molto. Ma sì, ma si potrà prendere solo sulle shop del Wii U, ci scrive Riccardo D. Beh, sì, almeno questo per ora. Poi, se magari ne faranno un altro capitolo, o forse potrebbe anche essere sia fatto sulle shop del Wii U che su quello del 3DS. Vedremo, vi riporterò tutte le informazioni. Ovviamente in un nuovo episodio di Nati con il joystick. Prossimo commento, sempre da parte sua. Io voto per il commento in doppio perché quando avete fatto quei 3 episodi di Happy Sunday mi sono divertito un mondo. Ah, forse voleva dire che, insomma, se faremo questo videogioco come guida ufficiale, voleva il nostro commento in doppio. Mi fa piacere, dobbiamo ancora decidere perché se è sempre la stessa pappa, la risposta è no, come è previsto, insomma. Perché inoltre sono stati rivelati non proprio nuovissimi dettagli, ma qualcosa in più delle immaginette. E sembra essere la stessa storia anche stavolta. Quindi basta. Se è così, allora io direi di dirgli basta. Electavire 989 o 989. Secondo te lo faranno un sequel di Pokémon Ranger quest'anno o il prossimo anno? È da 3 anni che non se ne vede neanche l'ombra. Novembre 2010, me lo ricordo benissimo. Mi ricordo Pokémon Ranger, mi sono messo a giocarlo per tutto il weekend, mi sono divertito tantissimo. Proprio incredibile. È stato divertentissimo. Però i bei tempi sono finiti ormai. Comunque non perdiamoci d'animo.
Io credo che ne faranno sicuramente un nuovo capitolo di Pokémon Ranger, perché non si può rimanere senza, perché questa è una saga fantastica, soprattutto per la trama. E non credo che abbia fatto un flop di vendite, perché se no ce l'avrebbero sicuramente detto i siti più importanti, mentre invece sembra che comunque abbia fatto un numero sostanziale di copie vendute. Anche perché se vai in giro e gli chiedi conosci Super Pokémon Rumble ad un bambino oppure conosci Pokémon Ranger, lui ti dirà sicuramente che conosce Pokémon Ranger. Questo è sicuro. Sempre lui ci scrive. Comunque non vedo l'ora che esca questo Pokémon Rumble U. Beh, anche io per potervi poi fare una recensione ed esprimere tutto ciò che io penso. Poi The Company World ci scrive: credo che potrebbe ritornare alla bellezza del primo, e il secondo è stato brutto. Speriamo che ritorni come il primo. Ma il secondo, diciamo, era la stessa cosa del gameplay del primo, soltanto che cambiava per quanto riguarda la trama che era stata aggiunta. Soltanto che questa trama non era tanto interessante, i personaggi non erano molto molto carismatici, quindi comunque non era niente di che. Comunque non l'abbiamo voluto fare perché era uno degli unici, dei pochi giochi che avevamo per 3DS, il signor Alessandro, quindi abbiamo voluto farlo. Darky701 ci scrive: speriamo, però non vorrei una rivoluzione proprio completa. Voglio solo che facciano solo poche ma sostanziali modifiche che non tolgano il senso della saga. Non come Square ha fatto con Final Fantasy, che ora di RPG a poco. Beh, fare come, insomma, ovviamente io non voglio proprio cambio totale, come ad esempio se a un capitolo di Pokémon non facessero più le battaglie a turni, ma diventerebbero le lotte proprio faccia a faccia. Questo a me non piacerebbe perché mi piace quel modo di lottare lì e non comprerei sicuramente più giochi da quel momento in poi. O almeno, se magari facessero qualcosa di interessante, si potrebbe pure provare, però quasi sicuramente non comprerò più. Quindi neanche io voglio una rivoluzione del genere, proprio capovolgere il gioco. Però voglio una trama decente, perché non era decente tanto quella del precedente capitolo, era comunque un po' debole in alcuni punti. Voglio sicuramente un gameplay interessante, che non sia ripetitivo, quando invece era molto ripetitivo il vecchio capitolo, e quindi questi elementi comunque vanno aggiunti e andrebbero a fare delle modifiche comunque abbastanza sostanziali, detto tra noi. Mister Luca 998 ci scrive: Pokémon Rumble per 3DS mi fa schifo. Speriamo che questo sia meglio, anche se non ho la Wii U. Beh, schifo proprio non fa, però diciamo non è che sia uno dei giochi proprio da Guinness dei primati per bellezza. Sempre lui ci scrive: non capisco perché molti chiedano un remake di Pokémon Colosseum XD. Ho capito che erano belli rivoluzionari, mi sono piaciuti molto anche a me. Però la Game Freak non riuscirà mai a migliorare la grafica di Pokémon Colosseum. Potrebbero farlo uguale per portarlo sulle nuove console. Ma la grafica non potrebbe cambiare di molto, dato che per un gioco di Pokémon è il massimo. Beh, questo ti devo dire non è vero, perché si potrebbe fare molti cambi. E poi, se a me mi portano la stessa grafica, un nuovo gioco per il Wii U, a me va benissimo proprio. Io sto di lusso proprio, mi va. Per me è perfetto. Se facessero così, io sarei contentissimo. Davide Zaimbe ci scrive: secondo me dovete fare il commento in doppio. Beh, già risposto prima, e quindi vedremo. Poi ci scrive sempre lui: quando continuate Kirby's Adventure Wii? Non è una domanda proprio azzeccata a questo video, ma presto ci sarà un nuovo video. Come vi ho detto, il signor Alessandro ha già registrato il prossimo. David Brembilla ci scrive: mi piace tanto questo gioco, è la prima volta che lo vedo, e mi sembra un gioco strepitoso. Non esageriamo con i termini strepitoso. Però, se è una tua impressione, però la prima impressione può essere sia troppo positiva sia troppo negativa. Bisogna aspettare almeno qualche altra news. Quindi, mi sto un po'. Meglio fare un po' le cose velocemente, che siamo già ad un orario. Abbiamo sforato i 30 minuti, quindi io vi saluto, e vi do appuntamento alla prossima puntata, il prossimo venerdì.
Buone lezioni, buon ponte delle lezioni, anzi. Noi ci vedremo domenica con il prossimo Happy Sunday, in cui sarò ospite anche al gameplay del signor Alessandro. E vedrò se caricare la mia guida la prossima settimana, visto che l'ho praticamente finita. Quindi, ciao a tutti e alla prossima!